arrivata la Pasqua e tra le sorprese del fine settimana cinematografico non poteva non esserci un numero esagerato di film. Dalle fiabe per bambini al ritorno del fantasy ispirato da Stephenie Meyer, la stessa di Twilight, passando per la nuova opera di Giorgio Diritti, un'allegra commedia Gaia, un poliziesco sui generis e l'arrivo di un gruppo di eroi senza macchia. Chiunque sia stato, tornerà. Dopo G.I. Joe, la nascita dei Cobra, secondo appuntamento per il franchise cinematografico ispirato ai soldatini della Hasbro. Dove siete? G.I. Joe la vendetta arriva nei cinema in Real D 3D e Digital 3D per la regia di John Chu. Tempi difficili per il gruppo speciale G.I. Joe, accusato di alto tradimento dal presidente degli Stati Uniti in persona. Peccato che in realtà sia il temibile Zartan sostituitosi al capo della Casa Bianca. Nel cast Dwayne Johnson e anche Bruce Willis in un ruolo da non perdere. Interrompete. Bryan Singer dirige Il cacciatore dei giganti, ispirato al racconto inglese Jack il fagiolo magico. L'orfano Jack vuole conquistare una principessa ribelle e dovrà lottare contro un pretendente spavaldo e un gruppo di giganti pronti a tutto pur di ottenere vendetta sul genere umano. Funzionata. So come uscire. Fai sembrare tutto semplice. Sì, sono un contadino. No, non direi. Grande impiego di effetti speciali con ambientazioni al top che non distraggono lo spettatore dalla struttura narrativa piuttosto elementare e lineare. La Terra è stata occupata da parassiti alieni noti come anime. Melanie rifiuta di farsi colonizzare da Wanderer e ingaggia con questa creatura una lotta per la sopravvivenza. Dovremmo smettere di essere umani. Diretto da Andrew Niccol, già autore di In Time, interpretato da Saoirse Ronan, The Host è tratto dall'omonimo romanzo di Stephenie Meyer. Una minaccia per alcuni, una meravigliosa promessa invece per gli estimatori della regina di Twilight. Si oso confessarci, è di sempre amarci, a Augusta ha perso il bambino che aspettava, dilaniata dal dolore, segue in Amazzonia Sor Franca, amica della madre. Dapprima entra nelle comunità indigene al fianco della religiosa, poi si avvicina da sola al rio delle Amazzoni. Avevo voglia di vederti. Tu la torri? No. Giorgio Diritti torna dietro alla macchina da presa con Un giorno devi andare, delicata storia di una solitudine ritrovata, condizione necessaria per la protagonista, Jasmine Trinca, per riannodare i fili di un'esistenza segnata dal dolore. Li freghiamo tutti, ho le prove! Ti sbatto dentro, con l'ispezione anale, non dirmi che ti vergogni. David Charon dirige Omar Sy in una commedia, due agenti molto speciali, che affianca una coppia di poliziotti agli antipodi. Non sa più la carriera. Beh sì. Sei un bel leccaculo tu, eh? Perché vuoi rovinarmi la vita? Non la mollo l'inchiesta. Usman Diakité, agente di polizia della sezione finanziaria di Bobigny, e François Monge, capitano della celebre sezione criminale metropolitana di Parigi, indagano sulla morte della compagna del premier francese. Ti amo. Dopo Il figlio dell'altra, un'altra pellicola diretta da una regista, l'indiana Deepa Mehta, racconta la storia di due ragazzi scambiati alla nascita. In I figli della mezzanotte, il povero Salem e il ricco erede Shiva vivono per anni la vita dell'altro e sono legati da strani poteri telepatici. Il marsupilami è una creatura che vive nelle foreste della Colombia. Nel film diretto e interpretato da Alain Chabat, tratto dall'omonimo fumetto del belga Alain Franken, il simpatico animale, un incrocio tra un cane e una scimmia con mantello maculato e una lunghissima coda, entrerà in contatto con un giornalista che ne vorrà rivelare l'esistenza a tutto il mondo. Nel cast anche Jamel Debbouze. Teste di cazzo. Fingono di essere gay per ottenere i fondi della regione Puglia destinati alle coppie di fatto e avviare così un'attività imprenditoriale nel mondo della moda. Non tutto però filerà liscio per i protagonisti di Outing, fidanzati per sbaglio, diretto da Matteo Vicino. Cosa mi succede? Sono posseduta. Dov'è il Corano? Diretta da Atiq Rahimi, Come pietra paziente racconta la storia di una giovane donna afghana che accudisce il marito ridotto allo stato vegetativo da una pallottola. Sola e senza possibilità di comunicare con l'uomo, decide di aprire il suo cuore e inizia a raccontargli pensieri e sentimenti a lungo tenuti sopiti. There is the mountain, there is you,
Si intitola The Art of Flight, il documentario di Kurt Morgan che racconta le spericolate imprese dello snowboarder Travis Rice.